Siamo con Daniel Gospic, atleta della nazionale croata, già campione europeo, con cui esordiamo con le video interviste di Apnea Magazine a questo EU di 2010. Allora Daniel, sei arrivato in Algeria all'ultimo europeo come campione in carica e invece è venuto un risultato non certo all'altezza delle tue aspettative e di quello che tutti si aspettavano. Cosa è successo? A parte le mie aspettative, lì si sono fatte alcune cose. Bene, errori di pesca non ho fatto, ho preso quello che ho visto, a parte che pesci hanno sparito 2 giorni prima della gara perché ha fatto quel temporale che sappiano tutti, acqua sporca, anche il pesce si muoveva tanto, c'era più anche di fortuna di incontrare un posto dove c'era più visibilità per vedersi se c'è pesci, a parte prenderli non era difficile se ci stavano fuori, ma se ci stavano in stana era molto difficile perché era proibita la torcia e per questo alcuni, anche i migliori, si hanno trovato un po' di difficoltà. Io le difficoltà le avevo solo in incontrare il pesce, a parte che anche gli altri hanno fatto dei rialzi e gli abbassamenti dei risultati. Senti, adesso invece ti aspetta un mondiale praticamente a casa. Ecco, fai tutte le scaramanzie che credi opportuno, ma sicuramente sei tra i favoriti, o comunque si aspetta da te una grande prestazione. Sì, lo so che in casa è che c'è grande responsabilità, a parte a casa i primi della famiglia e dopo gli amici e tutti quelli che conoscono, che mi conoscono, e dopo c'è la nazionale. Lo so che ci sarò come un magneto per tirare tutti dietro di me. C'è il costo per pagare quando ce l'hai il mondiale a casa tua e dopo io darò il massimo. Senti, ma secondo te che mondiale verrà fuori a settembre? Verrà fuori, a parte se non ci si sbaglia qualcosa nella organizzazione, alzo le mani che non è la mia, ci sarà un mondiale bello con acqua limpida, abbastanza calda, cioè, di norma ci saranno sempre in metà di settembre attorno ai 22-23 gradi di acqua senza termoclino, pesce un po' scarseggia che a giugno e dopo vedremo, ma io spero di quello che ho visto dell'anno scorso che ci sarà bello, pesce per tutti e profondità da 0 a 40. Senti, a livello individuale chi vedi tra i possibili protagonisti, oltre ovviamente agli atleti croati? Ovviamente i compagni miei della squadra vedo bene, italiani e spagnoli, perché ci sono abituati a pescare i pesci mediterranei nelle zone normali, lastre, grotto e a segnale. Li vedo nazionale italiana e spagnola a fianco una all'altra. E quindi anche come risultato a squadre tu pensi che a giocarsi il titolo saranno croati, spagnoli e italiani? Sì, perché è difficile, non è, tutti noi vogliamo fare meglio, ma si vede come dall'ultimo europeo anche il Carbonero non sapeva per l'ultimo giorno che vincerà, ma si è fatto così, giocherà molto, esperienza, conoscenza dei posti e anche fortuna come sempre, e dopo si vedrà alla fine chi sarà meglio. Chi farà meglio. Senti, e come pensi di prepararti per arrivare al massimo della forma per l'appuntamento più importante dell'anno? Prepararmi, diciamo, fisicamente non è che ci faccio grandi cose, ci sono in mare quasi ogni giorno perché lo faccio e dopo per fare la preparazione di zona credo che mi limito più a vedere i segnali che conosco, forse guardare qualcos'altro, perché anche a parte il mondiale che si farà in settembre, noi avevamo l'anno scorso il campionato nazionale nelle stesse zone, così le zone le abbiamo preparate per benino ancora per quella volta lì. Allora in bocca al lupo per il mondiale, grazie per questa intervista, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Ciao.